Benvenuti a questo nuovissimo episodio della nostra carriera con il Salzburg su FIFA 23. Quest'oggi ragazzi, episodio decisivo, penultimo di questa stagione dove ci andiamo a giocare le nostre solide 7 partite, 6/7 partite. Poi vedrete perché Dresda, Ingolstadt, Schalke, Karlsruhe, Fortuna, Dusseldorf e Paderborn. Poi avremo anche l'Amburgo Però l'Amburgo siccome è una partita delicata e siccome noi siamo secondi proprio dell'Amburgo vorrei lasciarvi sulle spine. Quindi, in base a dove arriveremo a fine episodio, vedremo se giocarci l'Amburgo o meno, oppure lasciarlo per l'episodio finale di questa stagione. prima di andare avanti, vi ricordo che se volete seguire questa RR al 100% via Twitch, The King KingXV, dove prendete tutte le decisioni insieme a me e ci sono anche dei format aggiuntivi sempre inerenti a questa carriera con Itzalpur. Se invece volete sbloccare l'episodio speciale, bisogna aggiungere 4K su Isram. I'm not the king. Isram è veramente fondamentale. Importantissimo, ragazzi. Fareste un favore enorme a me e alla community per espandersi sempre di più. È veramente fondamentale, vi basta solamente un follow. Qualcosa Di veramente eh, che, che vi leva 2-3 du secondi massimo, ma nemmeno il Instagram È importante sempre in contatto con me, conoscere meglio e rimanere sempre aggiornati. Se invece volete vedermi parlare di basket, via TikTok. Tra tutti i link in descrizione, qui dove in alto. Adesso, prima di immergerci, vi avviso che parlando di Twitch, le live sono sempre il martedì e il venerdì alle 14.30. Ma questa settimana è un po' diversa dal solito, visto che martedì non sono disponibile, la live sarà spostata a mercoledì. Quindi, mercoledì, questo mercoledì alle 14.30, chiuderemo questa settimana. Stagione con il Bruggen, Mentre giovedì faremo una live esclusiva di Twitch che non verrà riportata qua su YouTube, dove andremo a fare sempre alle 14.30 di giovedì un, una live inerente gli avorsi. Quindi il gol più bello, il mio acquisto e l'MVP di questa stagione. Invece, venerdì andremo ad aprire la nuova stagione in terra tedesca. Vedremo se in Sbade Liga o in Bundesliga, vedremo un po' come andrà questo fine di stagione. però sempre alle 14.30, questa settimana, mercoledì, giovedì e venerdì. Le, le altre settimane sarà sempre martedì e venerdì, a meno che non ci sono disguidi come in questo caso. Ma per quello vi avviso, adesso immergiamoci ufficialmente all'interno di questo episodio. Hamburgo che è prima in classifica e noi siamo secondi, perché andando a riprendere la classifica dopo lo scorso episodio, che è stato un episodio molto, molto positivo, con un mercato secondo me molto ragionato, pur... Con zero colpi in entrata abbiamo ceduto Böder, un pochino di dolore al cuore c'è ancora, però comunque è stata una scelta forzata. Hamburgo che come vedete è prima a 43 punti, noi secondi a 42, eh, inseguiti dal Friburgo con 41, co però una partita in più. Quindi se noi riusciamo a vincere contro la Dinamo Dresda, che attualmente è sedicesima in classifica... Ci portiamo in, un in, um, in una zona di classifica abbastanza tranquilla Perché vai sul più 4 sul Friburgo E potenzialmente potresti anche superare l'Amburgo. Quindi siamo messi bene Siamo messi bene Giochiamo dunque contro la Dinamo Dresda Giochiamo con Karius, eh, Traorebra, Imi, Cornelius, Sese, Enoideker, Kerber, Till, Ekicher, Ciuni ed Denjima Loro hanno una formazione strana Un pochino strana Perché hanno quel Wellington Junior che è punta in realtà E Flores che in realtà è ala vabbè si sono scambiati andiamo va da Till Vincenzino vede uno in mezzo lo cerca il cross non è nei migliori palla che poi arriva a Justin ma giro con il mancino da fuori niente male la blocca comunque il buon estremo difensore avversario. e qui Vincenzino steso da parte di Wellington Junior cade dietro per Marcelo Ancora per cade... Dentro... Assolta per Franson Che porta avanti a Dinamo Dresda. Porta avanti a Dinamo Dresda, Dunque 1-0 per gli ospiti... Eh, che eh, si portano avanti con Fransson... Eh, e... Trovano il vantaggio dunque... Oh! No! Già... Giù... No! Vabbè ragazzi... Ma ci arriviamo sempre dopo... Mi sembra mai Juve contro il Siviglia. Flores... Dentro... Carius Marcelo Flores... Dentro... Bravissimo qui Cornelius so a chiudere tutto... Poi passaggi un pochino... Uh, scomposto verso Ekincer ma che arriva comunque al destinatario servito nuovamente la 0 il cavallo a 0 dentro per Icima che si gira sul destro Icima e palla alta ragazzi so pazzo me davano del pazzo me davano del pazzo io metto Corbeano punta Demetrio alla sinistra Ekincer nuovamente va da Marvin Ciuni si è aperta la difesa avversaria Ciuni può andare Ciuni accelera Ciuni 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 Cioni! Marvin! Al 73! La butta dentro! E adesso sistemiamo la situazione fuori solamente Egincer Perché ha segnato Marvin e dunque lo lasciamo dentro a Marvin. Non lo togliamo a Marvin ciuni. Buttiamo dentro eh, a Demetrio al posto di Egincher. E si va così dunque. E si va così. Speriamo bene in questi ultimi 15 minuti più eventuale recupero di partita. Perché prendersi 3 punti contro questa Dynamo in una partita complicatissima... Eh, vorrebbe dire un piede in Bundesliga, praticamente. Till dentro da Jesse di G. è cambiato il trend del match. G. Ma dentro per Marvincioni, Marvincioni al 76. L'abbiamo ribaltata così. 2 a 1, doppietta di Marvin. Gli avevamo detto: Te buttiamo fuori, ti sostituiamo. E lui ha detto: Mezadde no, Mezadde no. Wellington sbaglia. Allora, Till dentro a Marvincioni nuovamente. Che cerca un appoggio e lo trova in Omar Aktab Traore. Che va da Luca Kerber. Ancora la Marvin Ciuni. Largo per Vincent Til cross a cercare. Noide 3 a 1 la come del gol di Ciuni. Il secondo gol di Ciuni. Richard Noide l'ha buttata dentro. Il numero 10 per il 3-1 Sarbrücken. E adesso è cambiato totalmente il match. L'ha buttata dentro Richard. Ricciardo. Riccardo, 3 1 per noi all'Undisport Stadium. Applausi a scena aperta per i nostri ragazzi che ribaltano una partita importantissima, difficilissima, tiratissima. Abbiamo solo 7 camicie, ma la decidono. Una doppietta di Marbicciuni e il gol da parte di Richard Neudecker. No, Siamo a meno 1 ancora. Siamo a più 4 sul Friburgo. E quindi, ragazzi, va bene così, va bene lo stesso. Allora, Ingo Shattasia. Ingo sia eh, formazione, questa ce la simuliamo. Siccome una partita simulata, io ho fottutamente paura, anche contro ultime in classifica. E invece no, la decide: Memo dalla panchina, Memo Demetriu, anche nelle simulate. E sempre e solo Memo Demetriu. Siamo primi con Memo, siamo primi con Memo, sto godendo, sto godendo ragazzi, sto godendo. Memo, Demetri, un nuovo go. Se noi riusciamo adesso abbiamo lo Schalke, quindi potrebbe essere potenzialmente una sconfitta. Però se riusciamo anche a saltare, a superare l'ostacolo Schalke, riusciamo a superare l'ostacolo Hamburgo a fine episodio, il prossimo diventa quasi di routine, cioè nel senso lo fai tanto perché è l'ultimo episodio stagionale, dunque devi farlo per forza. Però da primi in classifica contro lo Schalke che è quarto e a meno 10 alla Veltins Arena. Fuori casa non è semplice, anche perché questi hanno Ianacio là davanti. hanno una formazione da Bundesliga, hanno l'Arsonala che è un nostro obiettivo per la prossima stagione. Se andiamo in Bundes, Ci come. Scamacca realizza una tripletta. Formazione Carius, Gazibegovic, Koraz, Cornelius, Sek, Arraschia, Kerber, Borghe Sanchez, Corbe, Anucciuni ed Engima. Loro invece giocano con questo 4-3-3 di contenimento. Larson, Ian, cioè sono tutti sono i più interessanti. Anche Ueijan non è per nulla male. E hanno una bella Salazar, anche una bella formazione. Questi non proprio la Bundesliga, però sicuramente è più forte la nostra. Vamos, Borghe Sanchez, cross in mezzo, MARVICIONI Sunis, manca la volta in Serena, Non lo fermi. Stacca più in alto di tutti. Tre gol in nemmeno due partite giocate in questo episodio. 1-0 per noi. Sempre con la testa, con la cabeza. Jordan Larson. Prova a passare il numero 26, passa su Eze. Larson, fine in fondo. Era per Zendecas. Che ha un po' di spazio. Lo prova e palo pieno, colpito da parte del centro a avversario. Ianaccio. Zendekas dentro per l'Arzon. Buona per Iannaccio... E palla al lato... L'ha toccata Loris... L'ha toccata Karius... Zendekas con Luciciac... Dentro ancora per Ianacio. E stavolta è andato a farfalle... Il buonissimo... Uh, Loris Karius... Prima miracoloso... E poi diciamo che ha voluto regalare la gioia del gol... A Keleci. Ianacio. 1-1... Meritato perché comunque è partita equilibrata... Poi nuovamente a Borges contro Vecian... Ancora dentro a Justin Grande azione da parte nostra Buona per Marvinciuni Forse, do, forse Elevando il forse Dove appoggiarmi a Carraschia Di testa Carraschia Cornelius da Coraz Spazi che sono un po' intasati E quindi Coraz Grande apertura verso Borges Sanchez Che passa meravigliosamente Borges cross in mezzo a cercare Di testa Teo Corbeano Ma questo è un gol al 99,9% Di Borges Sanchez che ha fatto un qualcosa di clamoroso Guarda qua Palla alta che gli arriva Manda a vuoto l'avversario Fa un controllo Con la coscia Meraviglioso Borges Sanchez E quelli i suoi capelli Chi ha quei capelli così non può essere scarso Salazar Mor Seid Koraz, Responsabilizzato è stata la cosa giusta poi diciamo che i piedi anche lì non cambiano. Salazar. Dentro. Bravissimo. Kazibegovic Buona per Borges Sanchez. Buona per Kerber. Dentro per Regimma. Vamos. Justin contro lo Koločićak però tiene il passo. Justin deve andare da solo. Justin vede in mezzo Ciuni. Lo cerca. Ciuni. Doppietta anche alla Veltins Arena. 3 a 1 Saarbrücken. Assist da parte di Justin e Regimma. È sempre quel duo. È sempre quella coppia. È sempre Regimma Ciuni. 3 a 1. Ianaccio, Cornelius. Ianaccio, l'impallo vinto. Carius, Stavolta non vuole farsene a Rianaccio. Gazibegovic... No, che Mamma mia, che ha fatto Luchetto mio. Mamma mia, che ha fatto Luchetto mio. Palla dentro per Zendekas. Porta vuota, Jordan Larson. Reizel 3-2 all'88. Qui sono uscito con Carius perché pensavo Andasse al tiro Zendekas. invece no. Brooklyn segue la testa, ma non c'è più tempo. La Velti in Serena 3 a 2, vinciamo noi meritatamente fuori casa contro lo Schalke con uno spauracchio finale. Riusciamo a portarci a casa. Inizia la doppietta da parte di Marvin Ciuni, 12 in campionato per lui, tanti assist a sta da da parte di Inci, grande partita da parte di Borges Sanchez, perfetti. Carsuer simulata, ancora la prima più ancora più uno su ancora più quattro al Friburgo. Da calendario famo, famo da calendario allora, dai. Non mi devo fidare. Intanto può cambiare ruolo Ibrahim Masmoud Ibrahim Della primavera Che diventa un 64 Quindi più 3 di overall per lui Dusseldorf Che adesso diventa delicata Per forza di cose Perché hai perso Quella Hai perso Hai pareggiato Contro il Karlsruhe E adesso Questa è delicatissima Perché se, pare se pareggi O perdi Diventa molto difficile siamo infatti secondi a 52 punti, a meno 4 all'Amburgo con una partita in più a 56, a più 2 sul Friburgo, abbiamo rimesso ovviamente tutto in discussione. Allora, contro il Dustarf un Karius, Gazibegovic, Coras, Cornelius, Eze, Karaschia, Kerber, Borges, Sanchez, Corbiano, Ciuni dei gimma. Fornazio Larissima, dobbiamo ricordarci di cambiare il ruolo del il capitano a Kerber fisso perché ci mette sempre Cornelius. E loro hanno Hendrix, che è interessante. Shipnoski anche, Clare Ridem. The Vase lo ricordiamo la carriera con il Salford. Gincheck non è male, e c'è una bella squadretta. Andiamo in casa. Peterson. Gavori. Peterson. Prossi mezzo. Oh, Coraz, Oh, Coraz bravissimo, Garius. Hendrix. Bravo, Garra. Bravo, Garra. Marvin Ciuni al 38, 1-0 ancora Marvelus sempre solo Marvelus. 5 gol in 3 partite giocate. Ed è 1-0 per noi. Sbagliano in ripartenza. La recupera Caraschegia e allora Marvin ci ha butta da dentro. 30 minuti più recupero finale di gioco. Corbeano, Luca Kerber, Justin e Largo verso Borges Sanchez. Ora in cima, in cima. Dentro per Marvin Cioni. Marvin Cioni. Che si è mangiato qua? Entra Nimiak al posto di Mansfeld. Cioni. Ciuni dentro a Carraschiglia. Carraschiglia largo verso Borges Sanchez. Divina attenzione dentro a cercare Marvin. Che è questo? Non se lo mangia. 2-0 al 64esimo. Marvin Ciuni si fa perdonare. Doppietta ancora una volta. Tre partite giocate. Tre doppiette di Marvin Ciuni. 2-0 per noi. assist da parte di Borges Sanchez. Perfetto. col a giri. Carraschiglia. Corbeanu. Marvin Ciuni, Justin Nijima, ragazzi è solo Saarbrücken adesso allo vulto di Sparstadion Apriamo verso Borges Sanchez che lo prova in rinventazione al mancino Anche l'anno scorso mi ricordo che fece un tiro simile Borges Vinciamo noi, 2-0 allo vulto di Spar Stadion contro il Fortuna Düsseldorf Adesso andiamo con la testa al Paderborn Che sarà molto a l'ultima partita di questo episodio perché voglio tenervi sulle spine poi contro l'Hamburgo nel prossimo Adesso andiamo verso l'ultima partita di questo episodio che è importantissima contro il Paderborn perché se vinci questa metti pressione all'Hamburgo prima della partita del prossimo episodio. Contro il Paderborn ragazzi si decide una stagione intera. Ha già giocato l'Hamburgo. Quindi potenzialmente potremo ritornare prima in classifica. Tocca vincere. Tocca vincere senza se e senza ma. Siamo la miglior difesa del campionato. Con un attacco comunque buono perché 41 gol in 26 partite non sono per nulla male. E andiamo a farci la formazione per il Paderborn. Vamos, vamos, vamos. Alla Un Deluxe Arena, quindi stadio fatto bene per il Paderborn. Giochiamo con Karius, Gazibegovic, Koraz, Cornelius, Sese, Carraschia, Kerber, Borges, Sanchez, Corbeanu, Ciuni e Dejima. Loro hanno una formazione, non dico di livello altissimo, però comunque. Simile al nostro Musli è un gran giocatore. Anche ma non è per nulla male. E andiamo fuori casa con la pioggia contro il Paderborn, Carraschiglia. Giro palla infinito da parte nostra. Corbeano, grossi in mezzo per Justin e Gima anticipato. Borges, Sanchez ci arriva, prova a rimettere in mezzo ma nessuno. E poi Kerber. E poi Gima. E ancora noi un Corbeano Teo. Ancora grossi in mezzo è buonissimo. Per Gima al volo con il destro. E Bovnik fa un miracolo su Justin. Prossi in mezzo a cercare Marvin Cioni Che non ci arriva. Kerber si appoggia verso Cornelius. Che non è un tiratore. Va da Carraschiglia. Non è un tiratore nemmeno lui. Ma non lo sa. E ancora Bovnik... Secondo Miracolo al ventunesimo. Ancora Borges Sanchez. Cross da parte sua. Ancora verso Ciuni. Che stavolta ci arriva. Ed è una sentenza. Ventiduesimo. Ancora Marvelus. Ancora Marvin Cioni. Ma Marvin, ragazzi, è a... Cioè, non lo può fermare. Coraz. Kerber. Largo verso Borges Sanchez. Borges cerca il cross in mezzo a cercare Marviccioni che schiaccia troppe Boving. La L'ha ringraziato. C'è il piedino per il cross, Borges. C'è Sade di testa verso Garius, che non sa perché non la blocca. Va da Cornelius, Risca un pochino ma va da Sade. Horaz. Gima apre per Borges, ancora da Justin. Buona per Carraschiglia, palla per lui ad Alberto. Dentro per Ciuni, che azione meravigliosa! Che azione meravigliosa, ragazzi! 58esimo, 2-0, doppietta confermata per Marvin Cioni. Ma questo è un gran calcio, ragazzi! Questo è calcio champagne Deluxe Arena. Si rifanno gli occhi i tifosi del Paderborn, perché è arrivato il in città. Carraschiglia dentro per Gimma. posizione di no, è regolare Encima, dentro per Marvin Cioni. non ci credo. Miracoloso. Bovink e poi Traversa. Dopo il mio parte di Bovink, Jusman al 78. Palla che non esce e quindi non possiamo fare cambi dentro per Plat. Attenzione a Plat. Attenzione a Plat e può riaprirla. Plat. Plat. Traversa. Traversa al 79. Giallo per Carraschia. Succede tutto. Vinciamo noi 2-0. Doppietta davanti ai Marvinciuni. Dominio Sarbroken. Ragazzi, senza senso. Questo fine di stagione da parte nostra. Meravigliosi, torniamo ad essere primi in classifica. Bene, ragazzi, direi che per questo episodio è tutto. Vi lascio un po' con la curiosità di vedere quella che sarà la partita contro l'Amburgo il prossimo episodio, visto che sarà decisiva in termini della promozione in Bundesliga. E prima di chiudere vi ricordo che, se volete seguire questa review, compreso il finale di stagione eh, al 100% via Twitch The Ginkx TV dove prendete tutte le decisioni insieme a me. I giorni live sono il martedì e il venerdì alle 14.30, ma per questa settimana, essendo che il martedì non sono disponibile, eh, sarà il mercoledì alle 14.30. Quindi mercoledì alle 14.30 andremo a chiudere questa stagione. Mentre giovedì ci faremo la live speciale esclusiva su Twitch per quanto riguarda gli Awards, l'MVP, il, il gol più bello e il mio racquisto di questa stagione. mentre di apriremo la nuova stagione in terra tedesca, quindi la terza stagione vedremo se ancora in Svide Liga o in Bundesliga e quindi sarebbe l'ennesima promozione di questa carriera. Se invece volete sbloccare l'episodio speciale bisogna aggiungere 4k su Instagram, I'm not the king, Instagram è importantissimo ragazzi, è fondamentale così come Twitch, Instagram è importante per sempre di conoscere meglio, rimanere in contatto con me e dare una mano al canale e espandersi sempre di più. Che è una cosa fondamentale, ragazzi. Se ci tenete al canale, se tenete a me, fatemi questo favore di lasciare anche un follow su Instagram e su Twitch, che sono veramente fondamentali, ragazzi. E invece, se volete venirmi a parlare di basket, vi è TikTok. Trovate tutti i link in descrizione, e nel commento che sia in alto. Noi alla prossima, ciao a tutti.